Ciao a tutti ragazzi dal vostro Gino Smile su The Binding of Isaac. La scorsa volta, di nuovo, siamo morti contro The Lamb all'ultimo momento con Maggie. Così come è successo con Kane qualche episodio prima. Quindi ci manca ancora di sconfiggere la Darkroom con questi tre. E chi altro? Samson e Lazzaro. Vediamo, chi è l'ultimo che ho giocato tra questi? Judas. Andiamo con Judas. Dovrebbe essere più facile con lui, è sicuramente quello con cui mi trovo meglio. Cominciamo col Cellar. Ma visto che ancora una volta l'obiettivo è vincere e non fare una run così tanto per divertirsi, come nell'altra volta, se ottengo oggetti brutti all'inizio, io resetto tranquillamente. Questo non è male, La Bibbia satanica, ogni volta che lo usiamo ci dà un cuore nero. Non sarebbe molto buono, ma non per Judas, perché ci serve mantenere il Book of Belial. Per ora un cuore nero mi fa comodo. Anche se no, meglio essere reset. Mi sa che è meglio essere reset. Mi piacerebbe tantissimo avere un tasto reset per la PS4, mannaggia. Riproviamo, dai. Poi al massimo, come l'altra volta, se devo resettare più volte, questa qui sarà l'ultima che farò in diretta, taglio, ci vediamo direttamente appena ho trovato un oggetto che mi piace. Come non è questo, ci vediamo tra un momento. Per favore, sì, quello di cui ho bisogno? No, assolutamente no. Però forse abbiamo comunque delle possibilità su questa run. Perché abbiamo ottenuto una Tinted Rock con dentro due Soul Art. Gli abbiamo un po' di protezione per il prossimo piano. L'oggetto che ho trovato comunque... il batterio lì, l'escherichia coli mi pare si chiami, ogni volta che un nemico ci tocca, un nemico normale, si trasforma in cacca. Non è granché, perché se mi tocca vuol dire che mi fa danno e io non voglio essere danneggiato, soprattutto quando gioco come Giuda. Ma vediamo un po' il boss cosa ci offre. È il basement, quindi non dovremmo incontrare The Haunt e va bene così. Chiave, grazie. Famine va bene, perché otterremo un cubo di carne da lui. Se uso questo facciamo prima. Oppure una palla di cerotti, che sarebbe anche preferibile. Tu continua a fare quello che vuoi, non mi interessa. Tanto morirai in tempi brevi. Tu anche, grazie. Ora prendiamoci i Soul Art che stavano nell'altra stanza. Come risorse siamo messi bene, abbiamo tutte le bombe del mondo e anche qualche chiave. Già che ci siamo, bombardiamo questi due tizi. Vediamo se otteniamo qualche soldino in più. La risposta è anche sì. Buono. Se ottengo qualcos'altro potrei andare nel negozio. 14. Perché no? Potrebbe essere utile, dai. Magari c'è qualcosa in saldo. Magic Fingers, non mi serve. Prenderemo questa e la pillola sperando che sia buona. Il resto posso donarla. Siamo ancora lontani dal 999 e non mi piace. Health Up, ottimo. Ne è valsa assolutamente la pena. Possiamo andare, questo è un buon inizio. Mi sento fiducioso. Specialmente se otteniamo qualche buon patto con il diavolo adesso. Qui dentro due casse normali non mi interessano molto. Questo è facile. Loro non sono un problema. Voilà. Altre bombe. Fa sempre piacere averle. Rainbow Poop, me la devo ricordare. Mi darà vita completa. In questo momento mi manca un cuore rosso e la cosa mi sta anche bene, perché mi concede l'accesso alla Boss Challenge Room, se proprio dovessi avere bisogno di farla. Questa pillola potrebbe essere... ok, va bene così. Non mi piace questo posto. Vai, palla di cerotti.
tieni fuori. Ok. Fanno tantissimo male gli orbitali in questo gioco, che fanno danno da contatto, quindi ogni tanto è buono anche usarli. Qui Tinted Rock non ne vedo. Potrebbe esserci la stanza segreta o su o giù, quindi io provo con la bomba. Ok, beccata. Ci siamo anche rifatti la chiave, quindi va bene. Ah, ho preso il cuore. Non fa niente. Health up. Me la conservo. Chissà, magari nella Devil Room che otteniamo potrebbe esserci la... il Dead Cat. E quindi questa potrebbe tornarci utile più avanti. È sempre meglio essere un minimo previdenti, una volta che si sa qual è la pillola che abbiamo, e trovare il modo più corretto possibile per usarla. Soprattutto quando la vita è così importante come con Giuda. Tutti questi soldi mi fanno anche comodo, quindi sì. Grazie mille. Matchstick, più drop di bombe, meno drop di tutto il resto. Vediamo se riusciamo ad avere qualcosa nel negozio. Penso che prenderemo solamente il cuore. E il resto posso donarlo. Non mi conviene donare così tanto, però ho davvero voglia di arrivare subito a 999. Troviamo la stanza oggetto. Anche quella è una cosa bella da fare. Tanto abbiamo le chiavi, perché non farlo? Mullyboom, aiuto. Qui usare l'orbitale non mi conviene perché mi esploderebbero in faccia. Anche se ci ho pensato per un secondo, lo ammetto. Ok, manca uno. Andata, vediamo che c'è qui dentro. Ah, questa è la run! Finalmente posso farvi vedere questo oggetto. È uno dei più belli del gioco. Holy Mantle, Holy Shield. Quello che fa, a parte la battuta pessima, è consentirci di poter subire un colpo ogni istanza senza prendere danno. È bellissimo, bellissimo questo oggetto. Ora abbiamo serie possibilità di successo. Pin. Tosto pin. Morirà in 10 secondi. No, in realtà no, perché ci vuole un sacco di tempo a poterlo attaccare. Ma per il resto non ci vuole niente. Complimenti, ma Holy Mantle ha fatto il suo lavoro, quindi non ci ha colpiti. Non abbiamo perso assolutamente niente. Tre bombe e un cuore nero. Complimenti. Vediamo un po' che c'è qui dentro. Pentagram lo prendo volentieri. Il resto non mi interessa. Damage up. E la pillola di health up ce la teniamo ancora. Andiamo avanti. Ora sono molto molto contento di come le cose stanno andando. Anche se il nostro primo oggetto non era niente di che. E il fatto che non prendiamo danno una volta per ogni stanza significa che le curse room per noi sono gratis. Non paghiamo assolutamente nulla. Un pezzo di Guppy, buono. Ragni. Il Guppy Scholar ci dà il 50% di possibilità di resuscitare ogni volta che veniamo colpiti. E il Bloody Penny, ancora non l'avevo mai trovato. Nel primo Isaac, ogni volta che raccoglievo un centesimo, mi dava la possibilità di ricevere anche un cuore o un mezzo cuore rosso. Probabilmente è la stessa cosa anche adesso. Quindi non ci interessa. La vita rossa non è un gran problema per noi. Preferisco trovare cuori blu. Adesso che abbiamo Holy Mantle, va tutto quanto molto molto meglio. Qui dentro un cuore blu. Perfetto. Questa stanza si può fare. Soprattutto quando moriranno i tizi che sbucano dal pavimento. L'Holy Mantle è uno degli oggetti migliori quando si fa una run con The Lost, perché così quel personaggio, ricordo che non ha nessun genere di vita, non può avere vita in nessun modo possibile. Quindi questo qui ci consente di venire colpiti almeno una volta senza morire istantaneamente. Ed è una cosa buona. Poi ci sono altri oggetti che sono utili specificamente per quel personaggio. Questo però è buono per tutti. Anche gli altri, ovviamente. Acquario, niente di che, ci fa lasciare questa scia di lacrime quando camminiamo, che danneggia i nemici, ma neanche tanto, penso. Boss forse è di qui. Una chiave gratis, grazie. Penso che il boss sia da questo lato. Sì, è abbastanza lunga come strada, quindi penso proprio di sì. Vieni qua. Non scappare. Cammina sulla mia scia di lacrime. Bravo. Visto, non fa tanto male. Poi si asciuga anche piuttosto in fretta.
e non ha nessun effetto secondario a parte danneggiare i nemici. Su quello è molto meglio gli effetti del genere, che danneggiano i nemici sì, ma li rallentano anche. Oppure che rallentano e basta, perché quello è meglio. Muori. C'è un'altra stanza chiusa qui. Dovrebbe essere il negozio. Sì, perché l'altra richiedeva due chiavi. E non ho voglia di entrarci, perché le chiavi mi servono. Questo fuoco devo stare attento perché mi spara. Holy Mantle ha fatto il suo lavoro. E anche il primo oggetto che abbiamo trovato l'ha reso una cacca. Quindi, l'avete visto in funzione. Pestilence, ottimo. Perché Pestilence ci darà un'altra possibilità di ottenere un Cube of Meat o una Ball of Bandages, che io preferirei a questo punto, perché la palla di cerotti di livello 2 è molto molto utile, che non solo ci orbita intorno e fa danno da contatto, ma spara anche, e le lacrime che spara incantano i nemici, e quindi la vorrei molto avere. Poi se riuscissimo a fare una Bandage Girl di livello 4, allora io sarei la persona più felice del mondo. Grazie mille, molto molto apprezzato. Allora, Whore of Babylon. Mi sembra un ottimo compromesso. Io lo prendo. Anche perché così non abbiamo più cuori rossi e sarà perennemente attivo. Damage up e speed up. Ora siamo messi in ottima forma, direi che possiamo andare avanti. Abbiamo trovato la stanza oggetto. Negozio non ci serve, andiamo. Questa run ha potenziale, assolutamente. Abbiamo ancora questa pillola di health up che mi sto conservando per il momento più opportuno. Lì non ci voglio andare. Forse dovrei però. Ok, Holy Mantle ha fatto il suo lavoro. Non ne valeva la pena. Va bene così. Quella stanza non mi piace molto per come è stata architettata. Praticamente si deve prendere danno per forza una volta, se non si vuole essere estremamente attenti. Qui è gratis, quindi ci andiamo volentieri. Anche se dentro ci dobbiamo combattere, fa niente. Non abbiamo pagato nulla per entrare, quindi perché preoccuparsi? E neanche per uscire. Che bello che è questo oggetto. Lo adoro. Allora, va bene così. Abbiamo trovato una stanza piena di cacca. Ce ne sono tantissime in questo gioco. Si sono divertiti a fare questa cosa. Ok. Questo è facile. Stavo dicendo prima, le lacrime che spara Bandage Girl possono incantare i nemici. I nemici incantati hanno la possibilità di attaccare gli altri nemici e non me. Però se colpiscono me fanno comunque danno anche a me. Quindi bisogna stare attenti comunque. Attenzione, grazie per la chiave. L'apprezzo molto. Però ora muori. Manchi tu? Andata. Facciamo esplodere questi, magari qualcosa di buono. No. C'è una possibilità che droppino pillole oppure oggetti. Gli unici oggetti che conosco che possano droppare sono funghi. O il Magic Mushroom, e quello è l'ideale. Oppure un piccolo fungo. Questo qui non è male. Aumenta molto il fire rate e diminuisce un po' il danno. Quindi va bene così, dai. Vediamo quanto aumenta. Molto, molto, davvero. Visto che abbiamo trovato tanti damage up, non importa se l'ha abbassato un po'. Ci stiamo comunque guadagnando. Qui c'è tutta gente che esplode. E se esplode vicino ai funghi, io sono contento, così magari posso ottenerci qualcosa di utile. Lì non ha funzionato. O meglio, ha funzionato ma non c'era niente. Vediamo un po' chi manca. Aspettiamo qui. Prima o poi passerà lì vicino. Niente, peccato. Quella è una Tinted Rock qui sopra? Sembra di no. Chiave. Apprezzo molto. Si può usare l'Holy Mantle? Non voglio provare. Proverò un'altra volta. Non quando ho solamente vita blu. Grazie per l'averlo caccato, se esiste come verbo. Una bomba per una bomba, va bene. Qui dentro, The Tower, no. Spawna bombe a caso nella stanza e non mi serve a nulla. Questa la facciamo esplodere invece. Eh sì, avrei potuto usare The Tower per fare questa operazione, ma fa niente. Fuoco rosso. Questi nemici. Dai, forza. Non ti fare pregare. Andiamo via. Boss. Siamo davvero messi bene in questo momento. Sono molto contento. Usiamo la pillola di health up. Perché così, quando otterremo la Devil Room, dovrebbe darci qualcosa con cui scambiare per vita e non per soul art.
Spero che vada così almeno. E da The Fallen otterremo comunque un altro oggetto da Devil Room. Non importa come va il combattimento. E questa è un'altra cosa buona. Flight. Buono, voliamo adesso. No, devo farlo prima di arrivare nella stanza del boss. Devo ricordarmi questa cosa. Amnesia, mi ha tolto la mappa per questo piano. Explosive Diarrhea, spawna delle bombe. Necronomicon e Gimpy non ci servono. Necronomicon fa danno a tutti i nemici nella stanza. Gimpy, in realtà è buono, dovrei prenderlo, ma non voglio sprecare la mia vita per farlo. Ogni volta che veniamo colpiti c'è una possibilità di ricevere un Soul Heart. E i nemici che vengono uccisi normalmente hanno possibilità di rilasciare cuori rossi. Questo non devo prenderlo per nessun motivo al mondo. Item room ci sono stato. Che c'era dentro? Blood Mushroom. Dovrebbe essere così, sì. Che piano siamo? Caves 2. 13 minuti, va bene. Siamo anche in tempo per la boss rush, se tutto va bene. Ora, Curse Room è gratis, ma non conviene andare subito nella Curse Room perché l'olimento non si attiva appena entriamo in un nuovo piano. Quindi conviene prima andare in un'altra stanza. Full health, grazie mille, non la volevo. Per niente. Ci ha tolto la Hyper Mode. Ma vabbè. Adesso che stiamo volando il tutto sarà ancora un po' più facile, perché siamo molto più liberi nei movimenti. A questo punto, visto che ho 7 centesimi, spero di trovare da qualche parte un arcade. Mr. Mega. Bombe più potenti e con più raggio. E 5 bombe gratis. Buono. A proposito di bombe migliori, qui possiamo fare questo e ottenere 2 cuori blu. A questo punto era meglio se prendevo Gimpy. Qui non c'è problema. Muori. Ok. Scusate un secondo. Ok, tutto a posto. Questa stanza è brutta. Quel coso può spawnare un sacco di mosche e non mi piace. Devo ucciderlo il prima possibile. Ok, va bene così. Ora penso anche a voi, tranquilli, non vi preoccupate. Ah, non vi ho detto cosa fa il mio trinket. La Petrified Poop mi fa ricevere più cose quando distruggo una cacca. Molto semplicemente. Penso che si fosse visto a questo punto, ma bene specificare. Visto che in questi gameplay, diciamo, di The Binding of Isaac mi piace dire tutto quanto quello che sta succedendo. Così ogni singola puntata che si vede è chiara e completa di per sé. E si può capire anche senza aver visto le altre, senza conoscere il gioco e cose del genere. Mi piace essere completo. Allora, abbiamo trovato la chiave dorata prima, quindi ogni cosa che richiede una chiave su questo piano per noi non costa nulla. Ad esempio questa item room. Che ha dentro? $3 bill. Bellissimo. Ogni stanza riceveremo un effetto diverso per le nostre lacrime. Quindi, ottimo. Wheel of Fortune fa spawnare una di queste che noi distruggeremo. Judgment ci dà un beggar. E The Moon ci teletrasporta nella stanza segreta. Diamo un po' di soldi a lui, dai. Vediamo se ci dà qualcosa di utile. Dopodiché possiamo usare la carta The Moon. Cos'è? Box. Ok, un po' di roba. Che carta è? Tuo space moltiplica le chiavi. Diarrea esplosiva non ci serve sicuramente. Possiamo riprendere. Ah no, la chitolo preferisco sicuramente. The Moon, vai. Golden. Wow! Stavolta, come si chiama? $3 bill ci ha dato in questa stanza l'effetto delle falci. Bellissimo. A questo punto siamo pieni di soldi, dovremmo andare nel negozio. Tanto le chiavi non ci mancano, le abbiamo gratis. Questo è Depths 1. Necropolis. Ok. Io volevo riprendere la pillola di full health. E va bene così. Ovviamente non in tutte le stanze otterremo effetti speciali per le lacrime, ma va bene così. Comunque ce ne sono molti di più in questo gioco, quindi vedremo un sacco di cose strane. Tinted Rock non ne vedo. Ecco il negozio. Ah, stavolta abbiamo le lacrime radioattive. Qui dentro Compass ci mostra le stanze con le icone sulla mappa, senza farci vedere dove sono effettivamente situate. Tipo il boss lì sotto. Ok, stavolta abbiamo avuto il Lamp of Coal. No, non è vero, sono le lacrime che spaventano. Buono. Vabbè, non voglio dire in ogni singola stanza quello che sta succedendo, perché sennò poi ci mettiamo troppo tempo.
O meglio, più che altro io mi stanco inutilmente. Ok. Comunque è bello aver trovato $3 bill, è molto divertente come oggetto. Chissà se esiste ancora il glitch che ci faceva utilizzare Polifemo con $3 bill. O meglio, ve lo spiego meglio. Nel primo Isaac, se si trovava Polifemo dopo aver trovato $3 bill, si poteva aspettare di avere triple shot in una stanza, e quando poi si prendeva Polifemo, quando si aveva triple shot, si poteva utilizzare Polifemo a fuoco così. Mentre Polifemo di solito, quando viene utilizzato, è molto più lento, perché le lacrime sono gigantesche e fanno un danno enorme. Invece con quel glitch si poteva usare al fire rate normale e diventava devastante. Bloat non è un problema, penso. Abbiamo ottenuto Fire Mind, qui le nostre lacrime possono esplodere ogni tanto. Vediamo se mi riesce una cosa contro Bloat, appena si decide di stare fermo un momento. Stando di lato, ah, dovrei essere in grado di essere piuttosto tranquillo. Ma è meglio stare comunque alle spalle, secondo me. Odio questo boss, stai fermo un secondo. Sapevo che l'avrebbe fatto. Va bene, fa niente. Morto, abbiamo anche riavuto il cuore che ho perso. Un range up. Speriamo di avere qualcosa con cui scambiare la vita. Guppy's Bow e Guppy's Airball. Siamo Guppy, perfetto. Adesso siamo Guppy. Questa run ha la vittoria in pugno. Andiamo. Adesso che siamo Guppy, voliamo, ma quello lo facevamo già. E ogni volta che una nostra lacrima colpisce un nemico, spawniamo una mosca che fa il doppio del nostro danno. E visto che il nostro danno è assurdamente buono, le nostre mosche saranno ridicole in quanto a potenza. Potranno shottare tranquillamente la maggior parte dei nemici. A questo punto voglio correre verso il boss, perché possiamo sicuramente fare la boss rush e essere felici. Scapegoat, grazie! Punching bag. Quello che fa è questo tizio simpatico che ci corre appresso. Questa stanza è lentissima, mannaia. No, forse ce la facciamo, dai. Con il volo e il nostro fire rate ce la possiamo fare. Dicevo, ci insegue e distrae i nemici per noi. Dovete morire tutti. Triple shot. Esiste ancora con la $3 bill. Ecco qui, quindi forse esiste ancora il glitch, non ne ho idea. Diamo 30 secondi per battere mamma. Ce la potremmo anche fare, eh? Questa pillola è una full health. E questa? Non la conosco. Speed up, buono. L'unico modo è cisare. Sperando. Sì, ce l'abbiamo fatta. Negative, grazie. Devo fare velocissimo qui dentro. Krampus, caspita, Krampus, devi morire adesso. Ok. Lamp of Call, grazie mille. Siamo ancora in tempo per la boss rush. Vai dentro, veloce. Perfetto. Ufu. Qui dentro Magic Mushroom. Ale. Sì, lo prendo. Non mi interessa niente del Horror of Babylon. Tutte le statistiche su, compreso un multiplier per il danno. Quindi adesso siamo super potenti. Non potenti, di più. Abbiamo beccato la boss rush con i nemici champion. Il che mi sta anche bene, perché Cherrion Queen non spawnerà nessuna cacca di quelle che mi dà fastidio. Quindi va bene così. E qui ci vorrà un po' a uccidere tutti, ma sarà in maniera completamente sicura per noi. Questa run è perfetta. È tutto quello che potrei chiedere. Se la smetti magari di girarti all'ultimo momento, io vorrei ucciderti. Facciamo fuori anche i ragni, così meno problemi. Siamo anche velocissimi, va tutto bene. Non riesco a pensare a un aspetto negativo della nostra build in questo momento, diversamente allo scorso episodio. Ok, è evidente che il gioco vuole che io giochi con alcuni personaggi e non con altri, perché è così che vanno le cose. Mi dà tutto quando gioco con alcuni e niente quando gioco con altri. Facciamo fuori Blast Assist. Siamo stati colpiti, mi sa, quindi l'olimento le è andato, ma non penso che sia un problema. Abbiamo anche ricevuto un altro cuore, così se veniamo colpiti possiamo ricaricarci. E ne riceveremo sicuramente degli altri nel corso della boss rush. Possiamo volare, quindi non ci spaventano le spine. Nelle rocce in mezzo alla stanza possiamo andare dove ci pare. Possiamo anche barare con alcuni nemici.
stando sulle rocce, in modo tale che loro non ci possano colpire. Un altro cuore blu, molto apprezzato. Una cosa bella da trovare adesso sarebbe qualcosa che ci rende le lacrime spettrali, oppure meglio ancora, piercing, quindi che attraversino i nemici. In tal caso saremmo molto 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 forti. O Polifemo, perché no? Perché Polifemo fa sempre bene da trovare. Questa wave è antipatica. È da notare che non sto usando il Book of Belial perché non posso usarlo, eh. Quindi il mio danno questo è quello naturale, non è potenziato in nessuna maniera. E avere trovato Krampus prima mi riempie di gioia, perché adesso che abbiamo trovato il Lamp of Call, visto che non l'ho detto, le nostre lacrime fanno più danno da lontano. Più siamo lontani e più aumenta il danno. Anche se da vicino è comunque meglio, perché abbiamo le mosche che fanno il lavoro al posto nostro. Così come abbiamo il nostro amico Punching Bag, che si prende i colpi di pin al posto nostro. E sarà utilissimo negli scontri più avanzati, con i boss finali. Prima o poi mi toccherà fare in video il combattimento contro Mega Satan, ma evidentemente non è questo il giorno. Ah, ci hai provato. A meno che completamente con una botta di culo non troviamo la chiave di papà, in tal caso potremmo farlo, perché potremmo aprire la porta che ci separa da quel combattimento. Il modo normale di avere quella chiave è trovare due Angel Room, dov'è la maschera, e distruggere, o meglio combattere il boss che si trova nelle stanze dell'angelo. Ma noi non possiamo più ottenerne a questo punto. Sicuramente non due, neanche una, ma sicuramente non due. Quindi non potremo mai combattere contro quel boss due volte e ottenere i due pezzi di chiave. A questo punto l'unico modo per passare in quella porta sarebbe la chiave di papà, che ho sbloccato, ma non so se posso ottenerla in qualche maniera adesso. War, basta, devi morire. È impressionante che abbia fatto l'intera boss rush senza essere mai colpito. A parte quella volta con l'Holy Mentor, ma neanche conta perché non mi ha fatto danno effettivamente. Strange, oh mio Dio, non l'ho visto spawnare! Non l'ho visto... Oh merda. Questo potrebbe rovinarmi tutto. Quello che fa è esattamente questo, rende le mie lacrime magnetiche. Il che attira nemici e cose nella mia direzione. Ed è terribile con i nemici che caricano, perché li rende più veloci, mi arrivano addosso prima. È una delle cose che mi causa più guai che non cose positive. Vedremo come va. Non volevo prenderlo per nessun motivo al mondo, questo oggetto è un peccato. Davvero un peccato. Stavolta me l'ha fatta. Mannaggia. Allora, vediamo un po' dov'è il nostro boss. In alto. Penso che questa sia la strada. Forse no. Almeno possiamo volare, quindi anche se li attraiamo non è un problema, perché possiamo barare. A volte, non sempre. Grazie. C'è ancora qualcuno? Sì. Più di uno. Fatto. Non penso che il boss stia andando qui a destra, quindi andremo prima di qua. Abbiamo avuto un homing shot per questa stanza. Aiuto. Non mi spaventa molto il fatto di avere le lacrime che attraggono i nemici, perché siamo potenti, quindi non è un problema. Siamo anche gappi, quindi le nostre mosche fanno tutto il lavoro al posto nostro. Diciamo che va bene così. Avrei preferito non prenderlo, ma non è tanto grave. Come vedete siamo più che potenti, a sufficienza. Skolex, un po' noioso. Oh mio Dio, come va strano con le lacrime però. Abbiamo anche avuto i colpi a ricerca in questa stanza. Vediamo se riusciamo a colpirlo almeno una volta. In questa fase più che altro dobbiamo aspettare. E poi le lacrime, le mosche faranno tutto quanto al posto nostro. Va bene. Squeezy, Tears Up, che non ci serve a molto. E due Soul Art che ci servono ancora meno. Qui dentro, Goat Head ci garantisce la Devil Room, che a questo punto non ci serve più, perché questa è l'ultima che guadagneremo. Health Up. No, non voglio Health Up. Voglio prendere Rotten Baby, che spawna altre mosche ancora per me. Però me la porto, una pillola di Health Up. Chissà, potrebbe servirmi. Qui prendiamo un altro di questi e andiamo via. Non ho neanche usato il libro contro Skolex. Siamo molto molto forti. Questa run ha serie possibilità di successo. E anche in tempi piuttosto rapidi. Magari questo sarà un episodio che non dura mille anni come gli altri. Buona così. Ci siamo tolti qualcosa da fare. Black Beam,
scorreggiamo quando veniamo colpiti. Una nube di veleno che fa un po' di danno ai nemici. Qui abbiamo beccato My Reflection e le lacrime tornano indietro. Non è troppo grave. Qui? Non lo so. Non importa. È davvero poco importante quello che fanno le nostre lacrime a questo punto. La cosa importante è che fanno un sacco di danno. Grazie. Ho preso il negative prima. Penso di sì. Dovrei controllare. C'è ancora... spawnano sempre sotto i miei piedi. Ma avevo l'Olimentor, quindi fa niente. Sì, ho preso il negative. Qui non c'è niente. Qui c'è roba. Mi piacerebbe molto in questa run perché ho la possibilità non prendere mai danno nel Sheol e nel piano successivo, la Dark Room. Così sbloccherei un altro achievement che mi manca ancora. Vediamo se ci riesco. Libro. L'Olimental mi aiuterà sicuramente. Triple shot in questa stanza. Buono. Facciamo un sacco di danno. Che bello. Vediamo qui dentro che c'è. Possiamo andare giù. Sperando che mi faccia andare. Grazie. Mi è successo una volta che cercavo di scendere e sono mandato verso la cattedrale. Da quel giorno ho sempre paura che possa succedere di nuovo. Sheol, il nostro boss è lì in alto a destra. Proviamo di qua. Qui ho paura delle lacrime magnetiche, ma ha funzionato tutto quanto per il meglio. Grazie alle mosche. Loro non sono un problema, visto che sono incatenati. Grami qui. Proviamo verso l'alto. The Gate, aiuto, mosche, grazie. Ok, sono super potenti. Andiamo di qua. Ah, questi sono pericolosi perché sparano a ricerca. Ok. Boss sarà qui, penso. Già. Va tutto bene. Carta, The Moon, stanza segreta. Non penso che mi possa essere molto utile. Loro non sono un problema. Molto bene questo piano. Siamo là. Il libro. Bomba. Con Mr. Mega farà malissimo. Non attrarli troppo, per favore. Ah, abbiamo anche l'amichetta, è vero. Qui Satana deve fare una brutta fine. È già morto. Ok, ora le mosche devono fare tutto quanto al posto nostro. Va bene, muori. Non siamo stati danneggiati. E questa è una cosa buona. Possiamo andare al prossimo piano. Sono contento. Ora siamo nella Dark Room. Questa è la porta dietro cui c'è Mega Satan. Se non trovo la chiave di papà su questo piano, non ci possiamo andare sicuramente. Qui? Che ho trovato? Ragni, mi sa. O altre mosche. Qui ragni. E il Dead Cat. Non mi serve assolutamente a niente. Mi darebbe 9 vite, mi restituirebbe un cuore rosso che non voglio. E va bene così, siamo già a gappi, non ci serve a nulla. Andiamo verso sinistra. Due mostro. Si può fare. Magari senza prendere danno, sarebbe anche quello l'ideale. Grazie. E in questo piano ogni cassa che troviamo ci dà un oggetto. Strada sbagliata. Posso uscire di qui? Nope. Ci ho provato. Cerchiamo di non farci colpire. Ho camminato addosso a quel war. Fa niente. L'importante è che non ci abbiano colpito. Manca uno. Fatto. Ci guadagniamo della vita che non ci serve. Allora, la strada giusta è sicuramente quella verso il basso. Non prendere Dead Cat. La cosa che mi fa più paura in questo piano è la stanza con i due di Adversary. Spero di non vederla. E poi ovviamente il boss che mi ha ucciso tutte le volte che ci ho provato ultimamente. Ah, un bel giro facciamo per arrivarci. Ok. Che pillola, eh? Pretty Fly. Blocca le lacrime. Ottimo. Più protezione. Qui attenzione alle lacrime magnetiche, per favore. E alle bombe. Va bene così. Aiuto. Siamo quasi arrivati. Grande stanza. Complimenti. 10 su 10 anche per te. Ultima. Aiuto, questa è pericolosa. Perché non li vedo. Mi hanno preso, ma non mi hanno colpito. Proptosis! Sì! Lacrime che fanno molto più danno a corto raggio. E comunque fanno molto più male. Abbiamo serie possibilità di farcela. Anzi, Battle è praticamente sicuro.
serie possibilità di farlo senza prendere danno. Questa è la cosa importante. Dai, forza, 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 forza. E vai. Bene. Spero che la run vi sia piaciuta. L'episodio era corto, ma c'era un motivo. È andato tutto quanto benissimo. Finalmente siamo riusciti a sbloccare qualcosa con Judas, che era il personaggio migliore per farlo. Ora mi restano tutti quanti quelli di merda, quelli con cui il gioco mi odia e non riesco mai a giocare come si deve. Per oggi invece è tutto. È ciuccio. Tutto, volevo dire. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi.